Ragazzi, buongiorno ed eccoci a una nuova puntata di Red Dead Redemption 2. E inizio con questo caro zio Tacticus. Ma come mai? Allora, ci sono nuove armi speciali, cacciatori di tesori. Lo so che i cacciatori di tesori, ma non l'abbiamo trovata l'altra mappa. Dobbiamo andare a Scegli Belli per vedere. Vediamo un attimo di fare una ricapitolazione generale di quello che è successo fino ad ora. Nell'ultima puntata, perché sono passati 2 o 3 giorni e non mi ricordo più, eravamo andati a fare la rapina alla banca. È andato malissimo perché José era morto pure un altro che non mi ricordo come si chiama. Madonna mia. Poi era successo che ci avevano mandato quello Driscoll, quello che stava con noi, Cringham, di qualche cosa, e ci avevano rimandato senza testa sopra il cavallo. Poi ci eravamo imbarcati su una nave per scapparcene. Eravamo naufragati su un'isola. Abbiamo fatto un sacco di cose nell'isola e poi siamo riusciti finalmente a tornare nel continente. Era un'isola vicino Cuba. Quindi, le cose che non erano ancora chiare erano: 1. Abbiamo dei grossi dubbi su John, che mi sa che ci sta tradendo, sta facendo la spia, perché mi sembra che anche Dutch l'aveva detto questa cosa qua. Sia John che Abigail che Jack, non siamo tanto sicuri che siano fedeli. Bisogna stare leggermente attenti. Poi c'era ancora un'altra cosa che era strana. Sto prendendo gli appunti. Era che Arthur tossiva sempre sulla nave, tossiva sempre pure mentre facevamo la rapina. Tossiva, è un po' di tempo che tossisce sempre, non si capisce perché. Io l'unica cosa che ho pensato, se vi ricordate, quando siamo andati siamo passati per una città fantasma e sul granaio c'era scritto: mi raccomando, state lontani perché se no ci sta che qua c'è la peste o qualcosa del genere. E siamo stati, ok, detto tutto ciò, siamo stati un sacco di tempo lontani dalla banda. Quindi dobbiamo tornare a Shelly Bell per vedere se è rimasto ancora qualcuno. Mettiamo il segno a posto. Poi chissà perché mo che abbiamo caricato ci ha dato cercatori di tesori. Boh, è stranissimo. Detto tutto ciò, questa è una zona, quando siamo tornati da quell'isola vicino Cuba, che non mi ricordo come si chiama, però lo tengo scritto, ma dopo vediamo. Ci ha fatto ritornare qui per qualche motivo. Vabbè. Ah, e non sappiamo nemmeno, ma il cavallo e le armi. Ma sono quelle che sono le nostre armi o su quelle? Queste
Questi sono quelli che ci siamo portati da Cuba, ragazzi. Abbiamo perso tutto il nostro inventario. E il cavallo? Rubiamoci questo. Cavallo. Accarezziamolo. Vabbè. Intanto che arriviamo là fuori. Che poi tra le altre cose, prima che succedeva tutto quel casino di Cuba là, di quell'isola vicino a Cuba, mi ero pure segnato quello là che dove ci stava il ah, ecco qua stava, ragazzi, qui. Pleasance. Vedi, ci sono anche il teschio di morte. C'è anche il teschio. Trapper's Cabin, ma questo qua non c'erano prima. McLean House. E quando ci siamo? Quando e qua ci siamo mai? Fort Brennan. Questa parte della mappa non ci siamo mai venuti. Comunque, tra tutte le altre cose, tra l'altro in quella città fantasma era buono perché abbiamo trovato il fumetto per Jack, che però non siamo riusciti a dargli per ovvi motivi. E poi abbiamo messo due o tre figurine. E poi abbiamo trovato anche il tonico per aumentare la salute permanentemente. Bello sto cavallo. Detto tutto ciò, ieri ho trovato su YouTube un video bellissimo. Se ci riesco metto il link nella descrizione. Sono dei tizi che hanno fatto una specie di parodia su Red Dead Redemption 2. L'unico problema è che in inglese, non penso che c'hai i sottotitoli. Se parlate, se capite un po' di inglese, è proprio bellissimo, fa schiattare le risate. Penso proprio me lo segno così, metto il video anche in descrizione. Parodia. E poi che cosa avevo visto? Ah, ragazzi, ma cosa di incredibile. C'era l'intervista dei doppiatori di Red Dead Redemption 2, no? E questo per fare il gioco ci hanno messo 5-6 anni. Voi vi rendete conto che il numero di dialoghi che ci sta durante il gioco è infinito. E quindi questi doppiatori sono stati 5-6 anni a disposizione per doppiare i personaggi del gioco. E per esempio quello che doppiava Arthur ha detto: non so in quanti modi diversi, quanti dialoghi diversi c'erano fra Arthur e il cavallo, tipo stai buono, brava, brava ragazza, queste cose qua. E ci hanno messo tipo 2 giorni per doppiare tutti i dialoghi che c'erano fra Arthur e il cavallo.
Dopo un po' di tempo è arrivato il direttore, quello lì che si occupa dello sviluppo artistico, non so. È andato questo e ha detto: senti qua, dobbiamo rifare tutto da capo. Poi ho fatto anche io, ci abbiamo messo 2 giorni a rifare i dialoghi. E questo tizio ha detto: sì, vabbè, ma tu sembra che stai parlando alla tua fidanzata, non al cavallo. Gliel'ha fatti sentire 2 o 3 doppiaggi. E anche il doppiatore è stato d'accordo, vabbè, sì, si deve rifare tutto da capo. Un sacco di storie strane che hanno raccontato. 6 anni sono stati, questi qui i dottori per 6 anni non hanno potuto rivelare niente del gioco. E hanno dovuto tenere tutto sotto il massimo riservo, tutto segreto. E addirittura il doppiatore di Dutch, siamo arrivati. Non c'è, sì, siamo arrivati, non c'è più nessuno. Io spero che la nostra roba stia sempre dentro al cavallo. Il cavallo l'avevamo lasciato a Saint Denis. Dobbiamo andare a vedere in casa forse, Arthur. Prendi il sigaro. Per lui si prende la villa per trovare tracce della banda. Ispeziona la lettera. Però questi ci hanno mangiato. Dear Leggi. Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your Lettera di cousins enjoyed Caroline. yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Caroline. Saint-Denis. It's buggy and muggy, Vabbè, but quindi si sono apparently neither spostati is too tutti. bad at this time of year. Milton keeps sending us back every day to search this place. There quite clearly isn't a gang of outlaws held up here. Someone is here. Look, those are fresh footprints. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone Well, let's everywhere. look around, see if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton, I'd like to find a poisonous snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. Mr. Worley, let's head inside. Gentlemen, be careful. Raggiungi la CAI. E dove sta? Ah, la città. Andiamo cavallozzo. Ma forse il nostro cavallo l'hanno portato qua. L'unico modo per scoprirlo. Che è successo? Perché non ho fatto visuale dinamica. Ah, forse del gioco. Si porta direttamente là. Ce lo fa fare gratis. E comunque questi sono dovuti stare i doppiatori 6 anni senza poter dire niente a nessuno. Ciao Kiko. E quello che doppiava Dutch, cioè per 6 anni non ha potuto dire niente a nessuno. E dice che era Natale. Era Natale, in America si rivede tutta la famiglia. E ci stava il nipote di questo che doppiava Dutch, che a un certo punto va vicino a questo dice: senti zio, io so il tuo segreto. Poi zio, che è successo? Ha fatto: tu stai lavorando a Red Dead Redemption 2. Lo zio sbanda, non so, doveva essere un ragazzino piccolino questo qua. Dice: no, ti giuro, guarda solennemente proprio, che
che non sto lavorando a Red Dead Redemption 2. Perché lui aveva pensato, lo zio, questo che doppiava Dutch, diceva, vabbè, il primo Red Dead l'hanno chiamato Red Dead Revolver, il secondo l'hanno chiamato Red Dead Redemption, il terzo lo chiameranno Red Dead qualche altra cosa, no? Quando poi hanno fatto la presentazione, ecco che se ne sono usciti con Red Dead Redemption 2, dice che il nipotino dice, ah, zio, tu sei brutto figlio di puttana, bugiardo, Stavi lavorando al gioco, mi avevi detto, mi avevi giurato che Arthur, non Arthur's era il here. gioco, Oh, non era Arthur, vero. you're alive. Just about. Come inside, come on, Look it's at you. raining. Hey, everybody, look who's here. Cose How strane. y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sissica. He's been working on a chain gang. Howdy. Questo è tutto. Sono anni che non ci vediamo. Non so quanto manco. Quanto manco Dutch? How did you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates who were living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. Yes. Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna No, do? non lo so come finisce. Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Mm. Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. Come on, ask gonna put you to the Pinkerton Detective Agency. Already? Ma già sono qua i Pinkerton. Ma chi li ha portati? Give them to a count of five, then give them everything. Actually, asked everyone you could find, did you, Bill? Usa V per strisciare. Segui Sadi. Sedi. Stay down, Ollie. Però Abigail sta qua. Ma vuol dire che è solo John il traditore? Ma deve essere il traditore John. Come ci hanno fatto a sgamare? Mo siamo arrivati. Comunque, Kiko, se parli inglese, ieri ho visto un video su YouTube bellissimo, non so come mi è uscito. Però praticamente come dobbiamo fare a salire la scala? È una parodia su Red Dead Redemption 2. Mi fa troppo schiattare. No, non lo voglio sapere chi è. Però ho pensato che era John perché mi sa che Dutch aveva accennato qualche cosa. Poi era quello che era stato rapito. Hanno rapito il figlio di John e Jack. Ti ricordi che all'inizio del gioco Abigail... Oh, fermo, fermo! Mannaggia, santo fucile, mi sono già dimenticato che si deve caricare dopo aver sparato. Sopra quest'altro. A posto. We need to push
E poi, se vi ricordate, all'inizio del gioco c'era una cosa che diceva il fatto di Abigail e John. Che però non mi ricordo. Oh, ma come mai deve essere il rosso sulle persone per indicare in quale punto si fa il colpo alla testa? Ah, è una delle cose della parodia. Era proprio questa cosa che... Ragazzi, qua non si vede niente, seguiamo quei due. Era proprio il fatto che... facevano una sparatoria. E c'è stato questo soggetto che diceva, vabbè, ma poi li devo frugare. E gli amici di questo dicevano, sì, vabbè, ma ce ne dobbiamo andare. Questi vengono, i soggetti ci sparano addosso. Questo fatto che John, che RDR1 viene... in ordine di tempo dopo RDR2 lo sapevo. Quindi non è John. Vabbè. È quello degli O'Driscoll, è morto. Ci hanno tagliato la terra. Raggiungi la mitragliatrice? Dove sta la mitragliatrice? Non me l'ho messo a parlare. Questa? Usiamo la mitragliatrice. Ecco, questo è un poco più facile. Sono un sacco. Finito? Mamma mia. Ragazzi, qualcuno deve essere. E chi è rimasto? Ma Maika che non ci siamo manco mai fidati. Pearson, sedia è impossibile. Charles dovrebbe essere impossibile. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. Javier, no, Javier stava con noi e la rapina alla banca. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now we can't go east. We'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. Well, we'll get him. Ah, e poi e poi John, questo era l'altro, John non era con noi alla mina della banca, è l'unico che l'hanno ucciso e l'avevano catturato senza sapere come cazzo l'avevano catturato a quello. Come si è fatto catturare visto che stava con noi? E quindi avevo pensato forse era andato verso quelli della polizia, ha detto non mi sparate perché sono dalla vostra parte. Give me a Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay. My lord, infatti, damn mess. Everything. Però non mi ricordo nessun indizio che ci potrebbe far capire chi è il traditore. John era quello che teneva almeno tre prove. Soprattutto il fatto che l'avevano catturato durante la rapina. Che là, ti ricordi quanta gente c'era che ci sparava? Oh, il mio cavallo! Il mio vecchio cavallo! Aspetta un attimo, ma mo... carico cavallo, lì. Meno male, ci ho risato tutto. Questo cosa? Selvaggina al timo. Meno male. Ah, ok, dai. Non ci ho tolto tutto l'inventario. Era tutto caricato sopra il cavallo.
Loro sono passati per la città e lo sono andati a recuperare perché si ricordavano del nostro cavallo. Ecco la spiegazione scientifica. Quindi teniamo anche. E questo qua eravamo arrivati a livello 4. Sì, eravamo arrivati pure. Eravamo appena arrivati al livello 4 quando ce l'hanno tolto. E poi dovevamo. E poi non solo, avevamo detto, vabbè, ora facciamo una cosa, parlare da questo del pistolero della biografia e dal pittore, ci andavamo dopo la rapina alla banca, tanto pensavamo che facevamo subito a fare la rapina alla banca, perfetto, siamo sempre là. Allora, qua bisogna liberare John. Ah, e poi bisogna. Ma scusa, ma Jack che fine ha fatto? Morning. Perché non mi dai il punto esclamativo qua che ci devo ridare il giornale? Che non siamo riusciti a darcelo quell'altra volta perché stava dormendo. Non ci sta Jack. Vabbè. E Dutch non sappiamo ancora cosa vuole perché questo. Dutch ha bisogno di parlare. Andiamo a parlare con Dutch. Quello è territorio dei Murphy. Andiamo a parlare con Dutch. White to D4, black to F5, white to G3, knight Ma che gioco è to scacchi in Dutch? F6, bishop. You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here, and I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know. It's just. Mi sono dimenticato di cambiare il gioco su Twitch. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but I guess I'm more interested in saving lives than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What about the women? You sound like Hosea. I miss him. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my back? Certo. Always, Dutch. But there's more than your back to worry about. We need more money. We've been on the run for months now, and I seen you killing folk in cold blood like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. I just need time. I need time and no traitors. Oh, guardate la barba come c'è cresciuta. Pure i capelli sono cresciuti di più. Vabbè, dobbiamo andare a cercare questo nuovo posto. Pearson, non è che per caso sei tu? Che questo ci ha mandato nell'imboscata degli O'Driscoll. No, O'Driscoll. Non possiamo fare niente, ragazzi. Dobbiamo solamente. Daremo qualche cosa per farci la barba. Stiamo un altro poco con la barba. Aspetta, ma lui ci sta qua dentro. Jack, ce lo riusciamo a dare? How you doing, Jack? I'm scared, Uncle Arthur. All that shooting. Well,
We're gonna move somewhere safe, okay? Parlo con Charles, ah, vabbè, durante la missione non si può fare niente. E poi un'altra cosa, non tossisce più quest'altra, hai visto? Forse con, era solamente un problema sulla barca. Charles. Che ci aveva mal di mare. Ho preso un poco di sole. Where are we headed? Up past Butcher Creek. Butcher Creek. Murphy Brute Country. That's why I'm asking you to ride with me. Dutch. Understand. Andiamo. What are we doing there? We're looking for a place to hold up. Even the law won't follow us up there too willingly. Yeah. I did some scouting up there while you boys were away. Ma Charles è impossibile che è un indiano, però, eh? We'll see. Non può essere Charles, però... poi dopo non siamo andati più... Aspetta un attimo, non mi pensa. Siamo andati a aiutare Occhio d'Aquila, là, come si chiamava lui. Poi abbiamo ricevuto la lettera del sindaco che diceva: lo so che sei stato tu, non fare il festo, vieni qua, riparliamo. Ma non ci siamo andati più, mi sa, dal sindaco. A cavallo, qua canova. Dai Charles, andiamo un po' più veloce. Ma qua non arriviamo più. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there, keeping everyone together. Everybody was pretty shaken up when I got back to Shady Bell. It was a tough few days. Ah, e poi un'altra traccia, era pure questa cosa, come mi ero dimenticato che Abigail era venuta a fare la rapina con noi e non la trovavamo più. Però Old Strauss knew about it. The locals are terrified of the place, so we figured that might buy us some time. And it did. Until one of you brought the law with you. And where did you end up again? Cuba? Not exactly. An island off of the... Guarma, guarma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? Tahiti. I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants. Perhaps not. But mi sembra che c'era. Things out in the past. Sono quasi sicuro. You're right. Just it's been guess I just miss Hosea and his wisdom, you know. Of course. There's the bridge. I know horses. Perché eravamo, mi sembra che eravamo in sei a fare la rapina. C'era Abigail, John, Hosea, Dutch, Arthur, un altro che è morto, che non mi ricordo come si chiama, Lenny è morto, allora eravamo in 7, ma eravamo in 6 perché mi ricordo che erano 2 sul carro e 4 cavalli, per qualche motivo. Non sono assolutamente convinto. Non mi ricordo. Lenny non può essere perché è morto. Some men there spoke a lot about the Murphy gang that hides out in these caves. A place called Beaver Hollow. Ma dove stiamo andando? Giusto per capire questo dove ci sto portando. Everyone is terrified of them. Just recently a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Oh,
Legno se sono morte, infatti. Well, hiding up here. It's not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. But just be ready. It won't be pretty. You see that up ahead? Slow down, keep it quiet. It could be some of them. I say we dismount here and follow them on foot. See where they're going. Follow me, stay quiet. Bravo, si vede che è indiano Charles, guarda subito, si abbassa. Cammina abbassato. Allora, andiamo col fucile, va. Come on, up this way. Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. Prendo quella a destra. Good job. Oh, we must be close now. Let's stop and have a look from the top of this hill there. Non è solo l'accampamento, Chad. Let's go, Arthur. Ma Dio, perché non mi fate mai trucare? Ho capito, un attimo. Shift non funziona. E poi me ne giocavo a Detroit, premevo shift per far camminare più velocemente il personaggio, ma shift là non funziona. Let's see what's going on. That's the stagecoach we're missing. Jesus. Mamma mia. They must be in the cave. All right. Let's get on with this. Okay. What do you think? We can head into the cave or flush them out with dynamite. Andiamo furtivamente, dai. Let's surprise them in there. Okay. Let's get a little closer. You ready? Let's get this over with. Avviciniamoci alla caverna. Ah, ma là ci sta un tizio. È lì? Ah, li possiamo sparare. Mi toglie sempre il fucile, questo. Tra l'altro nella parodia dicevano anche questa cosa qua del fucile, che... Guarda là, guarda. Ma dai. Che schifo. Kiko, ma tu il puma l'hai fatto al primo colpo? Arrivano più? Ce ne sono altri sicuramente. Eccolo là un altro, l'ho visto. La missione del puma, ti ricordi? Non so se l'hai fatta, l'hai ucciso al primo colpo. Quella che diceva che c'era il puma dentro la caverna.
quando andavi a riscuotere uno dei debiti di Strauss. Ma che ha detto quell'altro, che ce ne dovevamo tornare indietro? Ma dobbiamo scendere da qua, secondo lui? No, andiamo di fianco è meglio. È uguale. Dietro di me, dietro di me, l'ho visto, l'ho visto. Dove sta? Ah, Charles l'ha fatto, bravo Charles. Questa è proprio brutta gente. No. Ma no, dai! Let's get this over with. Tutto da capo, ora l'ultimo che è rimasto. Vabbè. Era finito il dettaglio. Charles, è sposto, dai! Sì, ma non mi faccio fottere, però. Qua è meglio, perché così... Se ci sta Charles dietro, non mi dovrebbero prendere... Ah, non viene Charles, quello sta per forza là, quindi questi mi circondano come prima. Però se stavolta mi levo un poco meglio col Dead Eye. Qui ci sta là. Ah, ora li vediamo pure al buio adesso a questi. Ma dove sta? Ricarichiamo. Charles, you see any more? Not for now. Come on, let's get that poor girl out of the cage. Non capisco perché mi toglie l'arma. Allora, è iniziato.
Palma. It's okay, miss. Stay away from me. Just calm down. We ain't gonna hurt you. È il coltello per aprire la gabbia. It's okay. It's okay. You're safe. It's okay. No, guardate pure. Arthur, non gli hai gli occhi rossi. Mica gli ha sembrato un di così rossi gli occhi. E poi non abbiamo fatto nessuna cosa. Where are you from? Non ci credo che qua non ci viene nessuno comunque. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. Yes. You okay to ride? Ora l'ho in faccia, sembra un veramente che tiene la peste. Questo pure la tiene, non è che c'è una bella faccia. Annisburg, right? Yes. It's okay, miss. Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo ad andare a Annisburg. Sto qua. Andiamo in linea d'aria. Dobbiamo uscire. They killed them. You're safe now. Just try to breathe. They're animals. Sono proprio animali. Yeah. It's all right, miss. Why would they? Some folks. Comunque già che aveva ragione, questo cavallo qua è molto 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 meglio del cavallo di che tenevamo prima. I know. What's your name? Yes. Ma cosa è okay. Tu? C'è un fiume. Meredith. Oh, guarda che posto. Fermo cavallozzo. Thank you. Qua c'è un lago. Perché sulla mappa non è segnato? Where in Annisburg? One of the mining cottages. Vabbè, andiamo per la strada, se lo vediamo. If you get me to the main street, andiamo da qua. I can show you from there. Okay. Just try to relax now. There we go. You're all right now, girl. Yeah. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Annisburg. Wait, where are you taking me? A fare una fotografia. Proviamo un attimo F6. Siamo qui. Così verrà immortalata sopra YouTube. Ok, stamp. Andiamo. Ah, andiamo a comprare pure il giornale, vediamo che è successo. Oh. Oh. Meredith. Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. Near the blacksmith. Mama. Ma! Ma! Meredith? She's alive! Oh, she's
saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Brew got it. Oh, my darling. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. Rifiuta, ma accetta. Ok, thank you. Non l'abbiamo chiesto noi. Quella è contenta che ci ha dato i soldi. Che è successo a quest'altro? Questo è death? Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Ma questa è quella che abbiamo incontrato pure a Saint Denis. Thanks, buddy. Che ci ha scatenato la polizia contro e ci ha fatto morire. Dove vai? Da cosa? Arthur? Perché ce ne andiamo? Questo qua continua ancora la missione, perciò ce ne sta facendo andare automaticamente. E la dobbiamo finire. How you get on? Okay. Found a girl. Took her home. Oh. You and Micah find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend, Mr. Cornwall. You did? Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here, and exactly what his plans are. So, Dutch, did you miss me? I found Molly. Her. Drunk as Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord Molly, God Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. Kiko, ma l'hai finito in due settimane da... I told them. Il gioco. I'm sorry. Told him, and I tell him again. Now I've got God's ear. You told who? What? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them Molly. To kill you. You did what? I loved you, you goddamn bastard. Go on, She's shoot me. Crazy. She ain't worth it. You told on me. Oh, you're you not betrayed so now, me. What? Just calm down, Arthur. She's a fool. Get her out of here. You know the rules. Oh, not so big now. Are we, Your Majesty? You... Chi l'ha sparato? Oh, lei è la traditrice. You knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Come on, pure le femmine ci stanno, ma era impossibile capire che era Molly. Get back to work. Capitolo 6. Queste cose qua sono bruttissime. Se avete mai visto un film che si chiama Il collezionista di ossa, è un film che è infinito, non finisce più. E investigano, ci sta una specie di serial killer che ha ucciso un sacco di gente. Per tutto il film si cercano prove, controprove, cazzi, mazzi, e tu ti vedi tutti quando il film e ti cervelli per dire vabbè questo e questo e quello e quell'altro. Poi alla fine del film arriva uno che non si è mai visto per tutto il film, che era lui, l'assassino. Cioè datemi qualche prova che dice guarda che se tu vedevi questa cosa qua te ne saresti accorto che era Molly. Oh, finalmente. Ah no, aspetta, dobbiamo fare la... Rasiamoci. Allora, accorcio. Barba e baffi. Oh ragazzi, così però non si poteva vedere. Ma come fa la gente? Ah, non hai quasi più giochi da finire. Ricorda, il cervo è buono. Che cosa significa il cervo è buono?
Aspetta un attimo, però. Controlliamo. Guarda, tiene quei segni pure sulla faccia. Questi segni non ce li avevamo mai avuti. O a meno che sono le mazzate che abbiamo preso. E poi guarda gli occhi come sono rossi. Andiamo avanti. Magari se andiamo in città andiamo, passiamo da un dottore, ci facciamo prendere qualche malattia. Jack, vieni qua che ti devo dare questo fumetto. Da quando stavi dormendo, che stai facendo, pipì? Jack, guarda. Things are gonna be okay, Jack. Can I go play in the caves? No. No, I ain't safe in there. Ah, ok. Ma se non mi sbaglio, l'onore lo teniamo abbastanza buono. Hey, I hadn't forgotten about that storybook you lost. Thanks so much, Uncle Arthur. Do you want to have this? I found it near camp. Sure. Thanks, Jack. Ci ho dato barretta di cioccolato. Vabbè. Cavallo temporaneo, questo sta ancora qua, questo qua rimane. Cibo, andiamo a vedere se ci sono un po' di stufato, che qua come si vede no, non qua. Onesk, giocatore, andiamo sopra Arthur. Generale, siamo sottopeso, condizione fisica precaria. Prezzi nei negozi, panorami. Ancora perché? Oh, beh, aumento consumo, resistenza. Ah, naturalmente, se pesiamo di meno, possiamo correre di più. Però prendiamo pure più danni subiti. Dobbiamo mangiare. Beh, comunque, è una cosa incredibile in questo gioco. Siamo riusciti a mangiare lo stufato due volte. Quell'altra volta, proprio prima della rapina alla banca, avevo dormito, perché quello c'era scritto sempre vieni a mezzogiorno per mangiare lo stufato. Zio, vabbè, deve essere proprio questi traditori. Non ci parliamo con questo, non ci andiamo più. Mi sono messo a dormire apposta fino a mezzogiorno, poi sono sceso giù a vedere se c'era lo stufato. E manco adesso c'è. Ma come ci stava la cosa? Non si riesce a mangiare questo stufato. Andiamo a dormire fino a mezzogiorno, che non è possibile che siamo sottopeso. Ce ne mangiamo due di stufato. Ah no, quello ne puoi mangiare uno ogni tre giorni. Che è ispezione? Qua? Pomata per capelli, e chi ce l'ha data? Le sigarette, fiore. Che è successo con questo fiore? Quest'altra cosa da quest'altra parte, che roba è? Niente. Perfetto. Perlomeno non stiamo più in quell'altra casa che era impossibile dormire, adesso dovrebbe essere molto più semplice, infatti. Fino a mezzogiorno, tre ore, così sicuramente ci dovremo riuscire stavolta a mangiare lo stufato. E poi vediamo che dobbiamo fare. E se non ci riusciamo, dormiamo un altro poco. Non esce lo stufato. E facciamo fino a sera. Fino a sera, altre 6 ore. E poi magari avevamo bisogno di sonno perché non abbiamo quasi mai dormito. Da quando siamo tornati. Forse perciò tiene gli occhi rossi.
cielo stufato. E infatti mo mi sembra che non li tiene più gli occhi rossi. O forse sui capelli, boh. Ok, Susan. Someone smashed the box. What box? The money box. We'd had that for so many years. Why did they smash it? Well, I don't know. Look at this place. All divided. Everyone anxious. Non ci avevo lasciato $3, però. I'm heartbroken. Yeah, me too. Pearson. Vieni di parlare tu. Vediamo Pearson che dice. It's all over. It's all over. All over. Non preoccupare Pearson. L'ho stufato, ragazzi. Come mai non ce lo fa prendere? Ah, perché stiamo parlando con Pearson, forse. Vai Pearson, se no si toglie lo stufato. Non ci fa prendere manco il caffè, quindi... Ecco qua, stufato. Prendi lo stufato. Mancia. Mancia. Eh sì, anche un po' di caffè mi sembra giusto. A posto. Adesso che ci siamo rifocillati, possiamo vedere che cosa dobbiamo fare. Qua c'è solamente questo qui che dà il giornale. Qua, ma questo è il ricettatore. Qua c'è una stalla. Qua c'è Steady. Allora, io direi di andare a fare questo che finalmente lo finiamo. I più nobili tra gli uomini e una donna. Quindi vai. No, c'è una miseria visuale dinamica quando fa così. Non l'ha preso. Ok. Ma un'altra volta questo che... Fermo. Ah, l'ho mozzicato un'altra volta. No, ma questo è sempre lo stesso, ma già l'avevamo fatto. Arthur, che cosa ti è successo? Dillo a parole tue. What are you waiting for? I'm bleeding out here. Keep pulling. I can feel it getting looser. Oh, oh God. Oh, oh, you did it. Oh, oh. I
I gotta get some scrap or something here. Oh, mister, you... I thought I was gonna be... Oh, go! Oh, I thought I was gonna be a goner. È fatto. Oh, you can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Here, this will help with the pain at least. Oh, yeah. Vediamo che tiene. Cartuccio. Yes. Oh. Ma dove cartuccio già questo? Guapo, però ha aumentato l'onore, dai. Però se vediamo se adesso che abbiamo aumentato lo stufato ci siamo rimessi un poco meglio. Siamo sempre sottopeso. Non è facile riprendersi dalle malattie. Dobbiamo mangiare un altro po'. Ma chissà. Salute. Consumo non. Ma e poi potevamo costruire anche un amuleto. E mamma che ci dobbiamo mangiare? Ma la cosa. Andiamo a mangiare, forse siamo sotto. Però oltre allo stufato, mica conta pure. Aspetta, teniamo la bisaccia. Teniamo un sacco di cibo qua. Carne di manzo cotta. Ripristina completamente i nuclei di resistenza. Ripristina completamente i nuclei, saluti e delai. Tutti i nuclei. Questo ne teniamo un sacco. Questa alla menta. Ripristina completamente. Notevolmente, perfetto. Questo. Il salame. Ma tipo mais in scatola, mais in scatola. Ma ci abbottiamo di roba. Facciamo un sacco di roba, fragole in scatola. Pezzo di pane. Pisenne in scatole. Fagioli rossi in scatola. Vediamo, abbiamo mangiato un sacco di roba. Siamo sempre sottopeso. Quando sei sovrappeso, l'esistenza viene influenzata. Quando sei sottopeso, la salute viene influenzata. Ma forse dobbiamo prendere... Aspetta, avevamo preso anche... Aspetta. Adesso mi ricordo. Avevamo preso anche un tonico. Questa è una potenza per incrementare l'interferenza della salute. Questo è il ginseng. Ok. Poi vediamo se c'è qualche altro tonico. Tonico miracoloso. Questa è quella del cavallo.
Proviamoci a mangiare un pezzo di carne, dai. Di prima qualità cotto. Se no dobbiamo... Vabbè, questo qua l'abbiamo salvato. Dobbiamo andare sempre giù. Vai. Che è sto posto? Butcher. Questa è un'altra cittadina. Però questo non è il fantasma, ci dovrebbe stare la gente qua dentro. Ah, qua cominciano le pelli. No, oppure... No, no, qua ci stanno i cosi, come si chiama? I macellai. Questo che sono? Pecore? No, sono cabrette. Capra alpino. Huron Glen, questa è roba sulla nostra destra. Aia. No, l'abbiamo passato sulla nostra sinistra. Perché c'è scritto Huron Glen? Forse è questo posto qua che è stato distrutto. Vabbè, andiamo avanti. Qua, questo sicuramente è un passaggio. Stai entrando nel territorio di un animale leggendario. Sta giù, non cerchiamo di non cadere cavallo. Vai. Andiamo giù. Vediamo che ci è successo a questo. Tiriamo sempre le armi a portata di mano. Giusto per essere sicuri che non è un'imboscata. Anche se le ha posate. You sick, partner? It's in me. La saggezza degli anziani. You're not well, friend. Butcher's Creek. Butcher's Creek. Where? Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. You want me to take you back, or... There ain't me. Sono dentro di me. Come on, let me get you home. Butcher Creek, dove ci siamo appena fermati. Oh, Butcher's Creek. Carichiamo questo. The darkness.
Ah, qua c'è una marmotta leggendaria. Qua, secondo la mappa, si può attraversare il fiume. Uscito qualche cosa, andiamo a vedere, eh? Le mule da cavallo, le mule, come l'asino. Perché dicevo che Butcher Kick è dentro di me? Such a nice man, such a good man. Come here, come on. Come on. Get up here, help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who says it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. Hey, thank you for It's in me! Please, please, sir. Let's put that in your clothes. You got anything for me? Oh, yeah, of course, sir. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village, sir. But with love, rich. We thank you. Okay. È finito. Lascia la saggezza degli anziani. Non è che sono tanto convinto, ragazzi, che ci hanno rivelato nuove informazioni questi, eh? Però e poi non ho capito perché, vabbè, qua ci sarà l'oggetto leggendario, poi non ho capito questo qua, Uron Glen, che roba è, forse ci sarà qualche altra missione secondaria che ci porta là. Andiamo avanti. Dobbiamo andare a liberare... Oh, guarda la signora, dove scappa? Perché non ci abbiamo... Perché questo qua ci voleva sparare? E perché tutti quanti sono diventati nemici? E perché adesso qua ci sono case che prima non l'avevamo visto? Ma non... Questi se li uccidiamo diventiamo disonorevoli, ragazzi, ce ne dobbiamo scappare, dai. Ci hanno fatto tipo agguato. Una di queste cose non, veramente non le ho capite.
Quello ancora ci insegue. Vai, cavallo! Resistenza gialla perché stiamo sottopeso, quindi teniamo il bonus. Il nucleo della resistenza. Ok, questo già è un posto. Adesso le parti del corpo che vogliono colpire per uccidere immediatamente i nemici appariranno evidenziate. Ah, boh, quella l'abbiamo salvata. Un giorno la ritroveremo. Però andiamo dal dottore. Che è questo coso? Ah, non c'è, guarda. Ma dai. Ma chissà se c'è una taglia su di noi. Ho perso. Però penso che, visto che siamo andati a Cuba, taglio forse non ne dovremmo più avere addosso. Si saranno tutti quanti dimenticati di noi. Questo è notte, perché stanno fuori dalla casa? Grafica, questo gioco è bellissima. Non sto pensando, andiamo dal dottore, vediamo che ci dice. Why don't you just stow that gun? Questo è chiuso. Vediamo se ce l'ha. Aspetta fino al mattino, dai, aspettiamo. Nuova voce del diario. Hai raggiunto il minimo del tuo peso possibile. Ma come facciamo a aumentare il peso? Dottore, espone il catalogo. Perché noi ci siamo appena mangiati un sacco di carne ricostituenti. Yeah. Olio di serpente. Resistente. I'm the only licensed doctor in Saint-Denis. Anyone else is a charlatan. To be warned. Folks say there's vampire again in Saint-Denis. Andiamo un altro poco. Anche se questi qua si trovano. Done.
This is then. Thank you. This should help. E non c'è nient'altro. Andiamo. Aspetta, barrette di cioccolato. Yes, yes, half the neighborhood here uses that. Ma buttiamoci di barrette. Ok. Non ne possiamo portare più. Allora facciamo così. Oggetti. Carne in scatola. Carne in scatola. Ce le buttiamo tutte per terra questo. Pulisce lui. Fagioli rossi. Ananas in scatola. Ananas in scatola. If you're troubles of... Fagioli stufati. Of a more sensitive nature. Fagioli stufati. I'm sure you can tell me in strictest confidence. Aspetta, che ha detto? Questo invece credo bene. Esamina. Ah, come la cocaina. See the gunsmith down the way? Never once been in to see him. Must have the constitution of an ox. Le caramelle. Buttiamoci di caramelle. Biscotti. Ma è possibile che ci dobbiamo mangiare tutta sta roba per aumentare di peso? Pagnotta. Gallette, barrette di cioccolato. You might expect the ladies of San Denis to be more virtuous than the men. Well, as their doctor, I can assure you they're all as bad. Beh, lo stufato ce lo siamo mangiato. Sotto peso. Ma ci sta al saloon ci sarà sicuramente un ristorante. Aspetta al saloon, perché secondo me questa cosa che ci portiamo non vanno bene. Dobbiamo andare sicuramente al saloon. Ci sta un saloon qua lì. Saloon, andiamo al saloon. Thanks partner. Fuera de mi camino, move. Saluto. Ah, questo è chiuso. Ma dove posso? Qua si può andare a mangiare forse. Qua si mangia. Non si mangia qua, ragazzi. Please, can you keep it down a bit, Lillian? Questo è il menù, ordina. Una bella costoletta, eh? Quite a party the mayor had. Can you believe there that awful man Angelo Bronte was there? Up on his own balcony. Mm.
Uno sta parlando di Angelo Bronte qua. Ordiniamo ancora. Un'altra costola. Ah, ancora. Aragosto, vai. Can I try the lobster bisque? You're not even good drunks. Guarda che già tiene un'altra faccia, Arthur. Not bad, huh? Ma facciamo una cosa. Che ci sta qua, da bere? Vista dei servizi. Affitta una stanza, fare un bagno. Ma li facciamo tutti qua. Un'altra costoletta. Ma perché fa questo rumore strano? Vediamo se abbiamo migliorato. Sempre sottopeso. Ma che dobbiamo mangiare? Un cinghiale. Barista. Cibo. No. Bevande. Un whisky sicuramente ci vuole. Good for what else? Care for another? No. Facciamo un bagno. E affitta una stanza. Smart girl, Sally. Where's your don't you parler? Just right, I think. Pianista. Ah, c'è la stanza e poi c'è anche per farci un bagno. Facciamoci pure un bagno. Ah. Forse siamo sporchi. No, ma noi siamo belle. Guarda la pure addosso. Forse dobbiamo fare... Strofine, strofine, strofine. You need some help in here? Fai un bagno di lusso, è meglio, dai. Trust me, you won't regret it. You'll be cleaned up in no time. Pure il braccio. Ain't a woman here do a better job than me. I was nearly married once. She never bathed me. Well, braccio destro. Quite relaxed, don't it? Altra gamba. I don't half gossip around here. E tutti qua dentro a albergo si venivano a fare il bagno qua dentro nella stessa acqua probabilmente. Oh, I'm doing just fine. You take care of yourself, all right? A posto, bagno effettuato. Allora, poi dobbiamo, andiamo a dormire, poi scendiamo giù e mangiamo un'altra volta. Aspetta, qua, la stanza sta qua. Sta qua dentro la stanza. Luca nel cassetto. Non c'è niente. Luca nel cassetto. Questo non è che troviamo l'armonica. Prima nel cassetto, niente. Proviamo anche qua. Uno, due e tre. Queste sono le istruzioni. Oh, dormi. Dormi fino al mattino, 19 ore, Arthur.
raccomando, cerchiamo di ripigliarci. Poi ti scende pure il mangiare, così dovremmo togliere questo coso di sottopeso. A posto. Gli abiti non fa niente. Andiamo giù, ci andiamo a mangiare un altro paio di bistecche. Vediamo se si è riposato. Ancora tiene gli occhi rossi. Ordina questo letto. Però possiamo stare a mangiare tutto se va. Mo fa un'altra volta questo rumore. Ogni volta che mangiamo la carne fa questo rumore strano. Proviamo a mangiare il pesce, vediamo se fa lo stesso rumore. Non ha fatto quel rumore. Take your time, take your time. You gonna order something? Prime rib, please. You won't believe this. Another train robbery up on the Granite Pass. Not bad, no, huh? Un altro attesto, secondo me non ci fa bene, però quello che non ho capito. I hear. Ma boh, comunque ci siamo mangiati ben 5 bistecche e 2 aragoste. Ho detto maledetto idiota. Allora, andiamo prima qua. Perché io non so esattamente che cosa fare adesso, perché... Ah, adesso non siamo più rossi, vedete? La situazione è sempre precaria. Però non siamo più rossi, quindi se dopo miniamo e ci mangiamo altre 3 bistecche, forse ci riprendiamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ragazzi, questo lo dobbiamo pure in italiano, è un capolavoro di quelli spaventosi. Eppure l'hanno tradotto in italiano, dovevano solamente pagare i doppiatori. Good morning, mister. Ma no, aspetta, scendiamo, ci sta questa qua che sta... Ma che si è travestito? Ma dai! My friend, it is me, Charles Chatonnet, the painter! T'ho riconosciuto! Ok, what are you dressed up like that for? Oh, I am a wanted man, persecuted for my art! As bad as it is... I don't think that the art is the problem. In Paris, they say leave. Go far away. We will never understand you here. I say I go to Saint-Denis. They say that is not far enough. It seems to me that they were right. But it doesn't matter. Now I go to South Pacific. They always tell me the light there is perfect for my work. Well, so long as they weren't telling you that just to get you on the other side of the world. Perhaps. It doesn't matter. Help me get to the next ship. They are watching the port, and I need a chaperone. Okay, come on. Oh. I'll tell you what I want, miss. Civilization. So repressive. Oh, questo è buono il ristorante. I can hardly breathe in this city. Yeah, I kind of know what you mean. Fight my way in a country founded by Puritans. I'll never know. I know those men. I shot them at bar. Ma come, guarda.
Ci sono, ci sono. Che fantasia però questa. Remind me to avoid that place. Cioè, non devo andare al porto questo. Back. The moneylenders. We go another way. Ah, quelli sono gli usurai. Arrivo, arrivo. Che schifidus. Oh, it's nothing. I thought I knew him. Please do not do that again. Okay, moving, come on. So, wait. You ain't sold none of your work. There is always a heavy demand for fresh mediocrity, but no kinds of brilliance. Not so much. The new kinds of deviants? See, the hole in the fence. We go there. Questo treno pure sarà stato scrittato. Oh, sono i tre tizi là. Anywhere you want, mon ami. Oh my goodness. C'è pure la barba e i baffi. Ma tutti quanti che guardano a questo, guardate che si girano. Hate, love, they are the same. I provoke, I challenge, I amuse, do I not? With my impropriety, a mediocre life is meaningless. A bold life, filled with art and truth, dirty truth, that is something that matters. Well, it's good to... Look at you, pretty little thing! Hello, boys. Come on. Come on back now, baby. So it goes. Well then. Anyway. Guarda questo col giornale. Ti gira? No. I hope the sailors know who they're bunking with. We have many. Oh, guarda questo gatto. We will get to know each other well. Well, good luck to all of you. Relax. Hey, up here. She is my ship. Porto di Saint-Denis. Adesso c'ho pure i pantaloni sotto la gonna. Oh, questo c'è il coltello. A posto tu. A posto. Questi c'hanno pure i soldi. Anello di platino. Anello d'argento con stemma. Ciao Charles. Adieu. So
Merci, merci. If they don't like you in the islands, keep on going to the South Pole. Ah, yes. I hear there the light is really fantastic. Au revoir. Non c'è niente. Ricerca, crimine segnalato. Allontaniamoci. Move out, make space for the law. We know who to look for, so watch out. C'è una scala là, dai. Aspetta, siamo senza. Perché non ce lo fa prendere questo? Vai, un altro poco. Spazio è, vai. Lascia fa. Mangiamoci. Il nucleo della resistenza dobbiamo aumentare. Mangiamoci pure un pezzo di carne, ma ce ne dobbiamo andare da qua però prima. A posto, vediamo anche sulla mappa quegli altri dove stanno. Mangiamoci un pezzo di carne. Oh, e perché lì ci stanno i buoni? Ah, aspetta, però adesso ce la taglia su di noi. Andiamo a pagare prima la taglia, perché qua ci sono due poliziotti, tre poliziotti. Non so perché ci stanno i poliziotti. Mica si ricorda, è impossibile che si ricordano, dai. I see your friend, I'll help you out presently. Paga la taglia. Glad to see you on the up and up. Allora tutto, e siamo a posto. Allora, vediamo. A posto. Vai. Thank you. Really. Ok, adesso non ci sono più i poliziotti. Per 5 dollari d'Italia, ragazzi. Poi stavano pure vicino a quello. Chissà come mai. Andiamo a vedere. Mr. Calloway usually enjoying a drink on the observation deck. You can follow me. If you're quick, you might catch him sober. Andiamo a vedere. Oh,
My friend with no name. You found us. Sure. How did you get on? About how you'd expect. Well, any good anecdotes? Anecdotes? From the old days. To be honest, things went a little differently. I did shoot a lot of people. I thought that's sort of what you wanted. Well, I'd, yes, that'll be fine. Do you think anyone noticed it was you? Noticed? I think the people I shot noticed. I mean, do you think anyone would mind if I, if we said he'd done it? Boy Calloway. Sure, I don't care. Just as long as I... Share the money? Of course I will. Literature is a filthy business, but sometimes it pays well. Especially when you lie. Great. Not so goddamn fast! What the hell's going on here? Nothing. Who's this Grassney? You know? I don't know. Have you been being me? I'm nobody, buddy. But I'm somebody! And I can't have any nobody being this somebody, you goddamn... I don't know what the goddamn you are, but trust me, it ain't nothing I want to be, so you can't be me. What a way with words. Damn you, Theodore Levin. You're a snake. Damn you. Hey, damn you, nobody. Hey, I'm already damned. Oh, but I can't take credit for that, which I... Damn says I didn't. I'm an old man. This never happened to Achilles, to Gawain, nor Caesar. You can't happen to me. I will kill them both here. Yeah, calm down. I'm a legend! Yes, you are. All right, well, let's prove it one more time. I don't have to prove nothing to you, nobody. No, of course you don't. But maybe you need to prove something to you. You got quite a way with words. Maybe you should write my book and we should kill Plato here! Let's not. Now, come on. Who shall we kill? You kill, I mean. Ah, damn. I slayed my dragons years ago. I'm a tired old man. Now, you're drunk and you're bored and you're a mess. Well, I always hated Slim Grant. Oh, he killed my cousin. But that was years ago. Well, where's Slim Grant? Who's Slim Grant? This is him. An old friend of Mr. Calloway's. He ain't no friend of mine. He's state marshal now, out of Annisburg. State marshal? Make a damn cousin killer state marshal, do they? All right, I'll go get him. Great. We'll wait for you at Brandywine Drop. Just sober up and start practicing. Otherwise, this won't be a book. It'll be a memorial. Whatever you say. You know what? I kind of like that fella. Ma dobbiamo andare adesso a Annesburg? Ma no, ma dai, cos'è? Annesburg sta qua sopra. Lo possiamo fare anche un'altra volta perché è una missione secondaria. Andiamo da Sedi. Icaro e amici. Qua non mi ci sento. Forse non ci riesce a arrivare qua. Good morning to you. Ciao cavallo. Buenos dias, signor. Buenos dias. Altro alto la dosse. Questo è lo stesso suono che facevano prima dopo che avevamo mangiato la carne. Non era la carne. Cioè non era il peso. Era anche il peso, ma non era quello il problema. Mister, are you okay?
Are you okay, mister? Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Poi secondo me non c'entra. Scusa, non dovrebbe c'entrare. Allora, se dopo ci dà un'altra volta la quest di Sedim. Questo ci daremo qualche cosa, Arthur. Il bivio. No, forse un'altra missione. Can I help you? I need a doctor. Oh, just one second, sir. Come in, pal. Come in. Non mi fa muovere. Questo è quello che c'è sta di braccio e quell'altro. Mister, I need some help. And so it seems. And that's doctor, mister, to you. I'm sorry. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, lad, do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. C'è nella peste. Say ah. Però è possibile che perché siamo passati per quel villaggio. E non dovrebbe essere la quest di Sedi. Perché qua ci ha dato un'altra quest. Not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. Abbiamo tuberculosi. I'm sorry for you, son. It's a hell of a thing. What you mean? You're real sick. You. It's a progressive disease. And you'll be. Now, the best thing is rest. And getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, well, wait. Let me get you a little bit more energy today. Ma come dobbiamo fare con la tubercolosi? E soprattutto che dobbiamo fare? Forse no, però forse faceva parte della missione di Sedi. Dovevamo andare qua dietro di noi. Allontanati dall'aria. You have it in you, I can tell. Boh, male che moriamo. Good.
want to help me, but I think of you often. Emma? If we don't stop soon, we'll all be dying. E come ce la siamo vista questa tubercolosi? Quella non era la tubercolosi dentro a quella stalla, sicura non c'era niente in quella città fantasma. Nel finale ti appare il finale in cervo. Quando stai male, trarrai solamente un leggero beneficio mangiando. Tubercolosi. Ma quello Kiko aveva detto, se nel finale di affare, se nel finale di appare è il finale buono, invece se appare il lupo è il finale brutto, c'è apparso il cervo. Quindi non ci azzecca niente la missione di Sedi. Però ragazzi, ma se do bel coso, ma rotti il cazzo, perché è tutta questa parte qua della mappa. E poi guarda qua quante, c'è una missione questa a Annesburg, che abbiamo visto quella là. Poi ci sta questa qua, che ci sta Jim Boy Calloway. A Annesburg c'è il fatto di Kurt Strauss, il fatto dello sceriffo là. Poi dobbiamo andare ancora dall'inventore, ma... con questa tubercolosi come facciamo? Poi non basta questa tubercolosi, poi... la tubercolosi non ci azzecca niente sicuramente con quella città fantasma. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... what began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best I could after you boys left. And John, you know that part. I do. And Hosea? So that too. Hell, we got Lenny's body out as well. Robbed the morgue and buried them together. Follow me. Dove andiamo, Sandy? So, what's your plan here? Well, I figure before we do anything, we need to make sure John's even still at this prison. And how do we do that? We need to get up high enough to get a proper look at the place. What? It's on an island, ain't it?
Unless you're planning on learning how to fly. That's exactly what we're gonna do. Andiamo sulla mongolfiera. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone falling fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. Eccolo qua, so I guess it ain't all gone to shit. She a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Mr. Bullard. Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Have you ever flown before, sir? No. No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in. Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? We can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. Prendi quota. How did you get out of this? Okay, here goes nothing. Ma dai. Right, time to catch a few vapors of our own. It's a little overcast, but I'm expecting some good wind once we're high enough. We should still have some decent views over the river. Now, one hates to be coarse, but on the subject of ablutions, liquids over the side, solids, do your utmost to levy the situation until we land. Okay, Mr. Bullard. I had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. Decidedly harrowing experience for all involved. Ma quando dobbiamo? We need to get up above the clouds. Addirittura. Stunning up there, you'll have seen nothing like it. All right then, let's break through these clouds. Non si vede niente. Oh, my God. Yes, heavenly indeed. Quite remarkable, isn't it? Feels like we have a nice westerly wind, so keep her around this height. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. You won't find more than a couple of these on this side of the pond. So long as it works. Sure, you shouldn't be doing this. Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. We have plenty of those. She did she? Mamma mia. Siamo a mongolfiere, però. Non è che mi piacciono tanto, eh. Student of the Italianate. My brother's called Baldessario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. Ma dai, gli uccelli, ma dai. Look, we can see from miles now.
Ma giusto per capire dove sta sto posto. Ma sta da quell'altra parte della mappa. Il cavallo l'abbiamo parcheggiato più o meno da qua. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word. So, if I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't, exactly. Mrs. Adler thought she'd surprise me. Ah, a very nice woman. And no shrinking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Ma qua, però, non vedo nessuno. Ah no, ci sono edifici là. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. We shouldn't fly too near to it, though, sir. Sorry, we're going in for a closer look. What do you mean? Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. A friend? The bastard has a habit of being in the wrong place at the wrong time. I heard they ma come si fa a tornare indietro dopo? Chain gang. Dear God. No, quell'edificio è quello là fuori, non questa casetta che vedevamo prima. Ma dobbiamo scendere. The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. Also, il binocolo. This filly isn't the easiest. E dove sta il binocolo? No, non è qua. Il binocolo sta qua. Oggetto, binocolo. Should we think about heading back? What about down to your left there? I can't believe we're doing this. Maybe try looking lower down. That's not him. You look a little suspicious, wouldn't you say? Could be him. Yep, that's him. Ah, my God! What are you doing? They're shooting at us! I can see that. Ascend! Ascend! Can you hold on? Specifics of this job were not described to me at all sufficiently. Well, it's done now. Ah, there's Annisburg. Sure. Good Lord, is that Mrs. Adler? Where? Being chased. Try and get us near. Will there be more trouble, sir? I expect so. I'm starting to rather enjoy this. No, it's done. Hey, Shane! Up here!
No, questa sono gittata. Ancora un altro. Ancora. Dovremmo esserci, no? Che è successo? Oh, questo muore. Basso, ok. Afferma. Tira su, tira su, tira su. Perché fa così? Non sarà ancora. Dietro di noi.
Però avete sedia quello. No, c'è solo quello. Questo qua perché non lo piglia? You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government. They got Combe O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Prego, prego. Boss. Whatever you say, boss. Perlomeno. Vediamo che cosa impossibile bisognava fare. Completa con una precisione. Completa la missione senza oggetti che ripristinano la salute. Trovo il tamburtale di gente. Che fa quello dall'altra parte? Sta pescando? Ok, my girl. Ragazzi, qua dobbiamo capire solamente come fare a farci passare questa tubercolosi. Forse dobbiamo dormire un poco di più. Non lo so. Però, detto tutto ciò, penso che per oggi concludiamo la puntata e ci vediamo domani con un'altra episodio di Red Dead Redemption. Ciao!